CISL e CLAI siglano un accordo importante per trovare una sorta di accordo tra mondo sindacale e imprese. Noi ne parliamo insieme al nostro ospite Achille Capone, segretario di CLAI Napoli, per fare il punto della situazione. Possiamo dire che si tratta di una svolta storica da questo punto di vista o comunque di un passo in avanti? Sì, sicuramente è un passo in avanti perché i rapporti con i sindacati dei lavoratori noi sono consolidati, insomma, tutto il mondo della bilateralità, in particolare con la CISL c'è stata un'unità di intenti da vecchia data. Con questo protocollo d'intesa che sigleremo domani mattina, sicuramente faremo un grande passo in avanti, perché vogliamo mettere in rete sia per i cittadini, per i pensionati, che per le piccole imprese, per l'artigianato, per il commercio, vogliamo mettere in rete quelli che sono i servizi della CISL e quelli che sono i servizi, la consulenza che offre la CLAI. In particolare ricordiamo che il sindacato da tempo si occupa molto dei cittadini, che lavora sulla sburocratizzazione delle pratiche, che assiste fiscalmente i lavoratori dipendenti e i pensionati attraverso i CAF, i patronati, l'associazione dei consumatori e altri organismi. E noi come CLAI da tempo c'è nel nostro DNA, nella nostra mission, la consulenza per il credito e i finanziamenti, per gli adempimenti amministrativi, tutte le pratiche e con la Camera di Commercio e con l'ASL e con gli altri enti, la formazione sulla sicurezza sul lavoro, che è un tasto estremamente importante, e così via. Con questo però resta sempre la stessa. La mission possiamo dire che resta però sempre la stessa in tutte queste piccole componenti: restare vicini ai cittadini, far comprendere a loro che il mondo sindacale e non solo si muove a loro favore o comunque per creare nuove opportunità sempre di lavoro. Sicuramente, e questo poi è lo scopo principale, quello di facilitare la politica attiva per il lavoro, quello di facilitare la domanda tra la domanda e l'offerta nel mondo del lavoro, e quello di facilitare, tanto per intenderci, tutto il mondo dei pensionati e dei cittadini rispetto alla burocrazia che purtroppo ancora oggi è molto forte. E il nostro scopo è quello di mettere in rete, appunto, come dicevo prima, i servizi che offre la consulenza, che offre il sindacato, e i servizi che offre un'associazione delle piccole imprese come la CLAI. Allora, in conclusione possiamo dire che si tratta di un accordo che non solo è storico, ma che darà anche per il futuro degli risvolti importanti. Questa è la cosa più importante. Grazie ancora. Speriamo di sì, speriamo di sì. Grazie a voi per l'opportunità che ci offrite. Grazie sempre. Di nulla.